Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto secondo me spettacolare per la sua particolarità. È l'SG 906 Max. Cos'ha questo modello rispetto alle versioni precedenti? Ha i sensori anticollisione e sicuramente è il primo drone low cost ad avere dei sensori anticollisione. Sì, perché comunque è un drone economico, costa intorno ai 160 euro, una cosa del genere. Poi sapete che il prezzo varia in base ai coupon, in base alle offerte, comunque la cifra più o meno è quella. Link in descrizione se volete dargli un'occhiata e magari anche coupon sconto se riesco a recuperarlo. E in più questa versione Max, oltre ai sensori anticollisione che sono sicuramente una novità importante e particolare appunto per questi droni low cost, cambiano anche altre piccole cose, o meglio cambia anche il radiocomando, che adesso in teoria dovrebbe avere un display molto più ampio rispetto a prima, che aveva un piccolo display sotto in basso. Adesso ha un display centrale molto più ampio con molti più dati disponibili, però lo scopriremo poi insieme, perché come vi ho detto anch'io non l'ho ancora visto. E in più dovrebbe avere il radiocomando delle batterie ricaricabili incluse, mentre nelle versioni precedenti, qualsiasi era il modello, se la versione Pro, la versione non Pro, qualsiasi modello fosse di SG 906, comunque andavano messe delle batterie AA all'interno del radiocomando. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo, perché sono troppo curioso anch'io di vedere questo drone con il sensore anticollisione. Allora, andiamo ad aprire la confezione. Quindi apriamo la confezione. Perfetto, wow, valigetta molto molto bella, devo dire. Wow, c'è una bellissima valigetta morbida, bella bella, vedete che non l'ho ancora aperto, è ancora tutto sigillato il cellophane, quindi proprio un unboxing in tempo reale. Wow, che bella la borsa, veramente veramente bella, guardate, spettacolare. La borsa è spettacolare rispetto alle altre versioni in cui arrivava con una valigetta, sì, però con le valigette che non si usavano per andare a far volare il drone, perché sono quelle valigette, diciamo, in materiale espanso, più antiurto che altro, una cosa carina, però difficilmente si va a volare con una valigetta di quel tipo come si vedeva nelle altre versioni di questo drone. Qua invece abbiamo una borsa seria, ben fatta, wow, ma che bella che è, davvero davvero bella. Andiamo ad aprirla e scopriamo com'è questo SG 906 Max. Allora, qua come nelle versioni precedenti abbiamo i manuali di istruzioni in tutte le lingue, perché comunque loro ci mettono sempre i manuali di istruzioni in ogni lingua, vedete? Ed è una cosa che fanno sempre, una cosa interessante, che ogni libretto è di una lingua diversa, quindi una cosa davvero interessante. E in più qua ne abbiamo uno anche con dentro tutte le lingue, specifico forse per il rilevamento degli ostacoli, mentre in questi abbiamo quello che sono le istruzioni, le calibrazioni del drone, come era anche per il 906 Pro. Qua invece ne abbiamo uno in cui all'interno c'è più lingue per il rilevamento degli ostacoli. Wow wow, bello bello bello, mi incuriosisce tantissimo, perché un drone low cost con i sensori anticollisione sono una cosa davvero unica per adesso. Siamo abituati ad averli solo su droni molto costosi, poi bisogna vedere come funzionano, perché non è detto che facciano bene, magari sono più un danno che altro, ma lo scopriremo poi nella video prova. Allora, quindi qua abbiamo il drone, qua abbiamo il sensore anticollisione che è rimovibile, quindi possiamo anche non utilizzarlo probabilmente, perché non siamo obbligati a metterlo. Quindi il sensore anticollisione che è qua, guardate, questo è il sensore anticollisione che possiamo mettere e togliere dal drone, perché sotto ci sono i pin di collegamento, lo possiamo andare a mettere e togliere. Quindi lo metto un attimo qua. Ah, questo non lo sapevo, pensavo che fosse applicato in maniera fissa, invece no. Qua abbiamo le eliche di ricambio con il cacciavite e il cavetto di ricarica per le batterie. Poi qua abbiamo il drone che adesso mettiamo un attimo da parte, comunque la valigetta bellissima, bellissima davvero. E qua abbiamo il radiocomando, ecco che il radiocomando è cambiato totalmente, sia nel design, cioè un design completamente diverso, un po' meno giocattoloso rispetto alle versioni precedenti. Qua abbiamo le antenne e non sono finte proprio, perché di qua c'è il cavetto che passa dentro all'antenna, quindi questa è funzionante, mentre in questa non c'è il cavetto. Ok, quindi questa antenna è finta,
Questa invece è vera, infatti c'è il cavetto che passa dentro appunto all'antenna stessa. Poi andando a sollevare qua, creiamo il supporto per lo smartphone. Ovviamente non aspettatevi una qualità pazzesca dei materiali, sono i soliti materiali di questa fascia di prezzo, però ci sta benissimo. È cambiato il radiocomando, ma è rimasta sempre sta cosa che odio profondamente, cioè la regolazione del gimbal tramite i pulsanti, che è una cosa che veramente non sopporto, perché già questi gimbal economici non si muovono in maniera fluida rispetto ai gimbal più costosi, e in più con l'utilizzo del pulsante anziché della rotella il gimbal si muove per forza a scatti, perché ogni clic del pulsante è un movimento. Pensavo che in questo nuovo radiocomando avessero magari modificato, appunto avendo cambiato radiocomando, anche questa, diciamo, possibilità di regolazione del gimbal con la rotella, invece no. Allora, qua abbiamo il radiocomando che rimane più o meno uguale dal punto di vista dei comandi, macchina fotografica, videocamera, regolazione della velocità, perché questo modello ha tre velocità come le versioni precedenti, ritorno a casa, poi abbiamo la calibrazione della bussola e attivare e disattivare il GPS. Poi qua la possibilità di fare lo zoom e qua la possibilità di regolare il gimbal. E una cosa che è cambiata, come vi ho detto a inizio video, è che adesso all'interno abbiamo delle lipo da 500 mAh, quindi andremo a ricaricarle attraverso questa micro USB, mentre prima dovevamo inserire noi delle batterie stilo. Allora, il drone dal punto di vista delle caratteristiche dovrebbe essere rimasto uguale, sia dal punto di vista della batteria che del range di controllo. Loro parlano di 1,2 km di range, ovviamente è il range di controllo del radiocomando, il ritorno video sicuramente è meno, però poi magari lo proviamo in maniera più approfondita quando facciamo la prova in esterno, dove lo andremo a provare con le sue nuove caratteristiche. Allora, andiamo ad aprire qua, via la pellicola, eccolo qua. Allora, anche il gimbal dovrebbe essere rimasto lo stesso identico gimbal di prima, non dovrebbe essere cambiato niente, sì, a vederlo così sembrerebbe lo stesso gimbal di prima. Anche la risoluzione dovrebbe essere in 4K come foto, mentre come video a 2,7K, perché 4K nella maggior parte di questi droni economici è sempre sulle foto. Per il comparto video si parla sempre di 2,7K, mentre nel ritorno video nello smartphone abbiamo la possibilità sia di un 720p che di un 1080p, e quindi anche la registrazione video che avremo nello smartphone, perché comunque lui registra nella micro SD in 2,7K, poi nello smartphone contemporaneamente registra dei video anche lì, e li registrerà a 720p o a 1080p in base alla risoluzione che andremo a scegliere noi nel ritorno video. Ovviamente il ritorno video 1080p avrà, diciamo, molto meno range a livello di disturbi rispetto a un video 720p, però sono quei video che abbiamo già disponibili nel telefono, che ci danno la possibilità di essere editati direttamente dalla sua applicazione e poi essere condivisi subito sui nostri social, mentre ovviamente i video che avremo qua nella SD sono dei video molto più importanti, sia dal punto di vista della qualità che a livello di megabyte essere molto più ingombranti. Allora, quindi il drone, come vi ho detto, dovrebbe essere uguale, identico al precedente da tutti questi punti di vista. La batteria, anche lei dovrebbe essere sì la stessa batteria che c'era nella versione Pro, quindi una batteria da 7,6 volt, 3400 mAh. E poi abbiamo questo piccolo sportellino qua sopra, che è quello dove andrà applicato il nostro sensore anticollisione. Adesso vado a provare a toglierlo, se riesco. Devo prendere qualcosa per fare leva, perché non riesco ad aprirlo. Eccolo qua, e vedete che qua ci sono i contatti per andare a inserire questo sensore anticollisione. Qua dietro c'è un'altra pellicolina che... vabbè, via. Ed ecco qua installato il nostro sensore anticollisione. Ruota, quindi dovrebbe avere una visuale fino a... ma 360 gradi ruota? Incredibile. Ma ruota davvero a 360 gradi? Ma vabbè, comunque lo scopriremo. Quindi la cosa più importante di questo drone, o meglio la novità in assoluto più importante di questo drone, è questo aggeggino qua sopra, che in teoria ruotando dovrebbe ruotare fino a 360 gradi di protezione anticollisione del drone.
Staremo a vedere, sono troppo curioso di vederlo in azione. Presto lo vedremo nella prova sul campo, anche perché il drone è lo stesso del precedente, quindi non staremo a provare tutte le cose del drone perché è la stessa versione del Pro 2, quindi quello che faceva il Pro 2 fa anche questo, e sono identici dal punto di vista telecamera, possibilità di volo, caratteristiche di volo, è lo stesso drone della versione Pro 2. Ma e quello che ci interesserà provare è il radiocomando, appunto completamente nuovo, il display del radiocomando per vedere che dati abbiamo qua adesso in questo display, mentre prima questo display non l'avevamo disponibile, avevamo solo un piccolo display qua in basso, e soprattutto lui. Quindi ragazzi, in attesa che arrivi la video recensione completa con la prova sul campo del STG906 Max, il primo drone low cost con il sensore anticollisione che dovrebbe addirittura ruotare e proteggere il drone, non ho capito se a 180 gradi, 360 gradi, non lo so, lo scopriremo nella prova in esterno. Mi raccomando ragazzi, se già questo video, questa anteprima vi è piaciuta, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, stampe 3D, tante cose arrivano lì, tante curiosità, posti dove vado a volare, quando vado con i droni FPV, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, una novità, un tutorial. Ciao ragazzi!